Bene, questo è l'ultimo problema che completa, diciamo, la carrellata di quelli che dobbiamo essere in grado di risolvere. Stiamo sempre a pagina 97 e questo è il problema risolvi tu, che è perfettamente simile a quello che abbiamo appena fatto sul protossido azoto gas esilarante. Cioè ci viene dato un rapporto di combinazione tra i due elementi che costituiscono, in questo caso il cloruro di sodio, sappiamo la formula, perciò ce l'ho scritta. Sappiamo bene che la formula è NaCl per il cloruro di sodio. Quindi per il sodio ci sono 1,28 grammi che si combinano con 1,97 grammi di cloro. Siccome non viene dato nessuna indicazione sul fatto che debbano avanzare o meno dei grammi di cloro o dei grammi di sodio, dobbiamo renderci conto che tutti questi grammi hanno reagito insieme, quindi noi avremo un totale di praticamente, questi sono quasi 2, 3, 3,25 grammi, la somma di queste due quantità che si sono combinate completamente, senza nulla di avanzato, se ho fatto bene il calcolo, penso di sì. Ok, quindi ci sono vari modi di risolvere questo problema basandoci sulle proporzioni. Facciamone una, diciamo, il percorso più simile a quello di prima. Abbiamo disegnato un triangolo in cui avevamo 1,28 grammi di sodio che si erano combinati con una maggiore quantità di cloro, diciamo qua così, 1,97 grammi di cloro per dare il nostro prodotto. Se adesso andiamo ad aumentare qui la quantità, questo è il problema, la quantità viene aumentata da 1,97 a 4,54 grammi di cloro, quindi ovviamente otterremo sia un maggior quantitativo di cloruro di sodio sia una maggiore quantità richiesta di sodio. Avremmo potuto calcolare direttamente il dato richiesto, cioè il cloruro di sodio, però facciamo gli stessi passaggi di prima. Cioè, prima di tutto ci andiamo a trovare quant'è la quantità maggiorata di sodio. Quindi prolunghiamo, mettiamo un colore diverso, prolunghiamo il cateto che ci dà il sodio. Facciamo lungo praticamente più del doppio, visto che la quantità 4,54 è un po' più del doppio di 1,97. E facciamo poi un'ipotenusa parallelo a quello di prima per ottenere un triangolo simile. Non importa se ci sbagliamo un po' perché non ci serve, serve solo per capire quello che stiamo facendo. Quindi avrò anche un cateto allungato, un cateto verticale allungato proporzionalmente. Allora, questo qua è diventato da 4,54 il cloro. E quanto si sarà allungato quello del sodio? Basta uguagliare i due rapporti, quindi il rapporto iniziale di 1,28 diviso 1,97 deve essere uguale al rapporto del secondo caso con maggiori masse di, possiamo anche mettere arancione con arancione, verde con verde, di 4,54 il cloro, quello che sta sotto, e il sodio che non sappiamo, quello che sta sopra. Quindi massa Na. La massa dell'Na la troviamo moltiplicando i due membri dell'equazione per 4,54. Quindi otteniamo 4, scriviamo massa Na sarà uguale a 4,54
R, il rapporto di prima che era 1,28 su 1,97. E questo rapporto ci deve dare intanto la massa di sodio, che è 4,54 per 1,28 diviso 1,97 uguale 2,94, 98, diciamo 2,95 grammi. 2,95 grammi. Che andremo a sommare ai 4,54 grammi, quindi la somma, questo è 1,28, anzi questo è 2,95 che andiamo a sommare qui ai 4,54 grammi, otterremo più 4,54. Otterremo 7,45 49 grammi e questo è il risultato atteso, 7,49 grammi. Avremmo potuto fare una proporzione più diretta evitando di calcolare il sodio, cioè potevamo dire semplicemente che 1,97 grammi di cloro. All'inizio dovevamo calcolare la proporzione, la somma, cioè per ottenere questo 3,25, stanno a quelli ottenibili, cioè 3,25 grammi di NaCl, così come da 4,54 54 grammi di cloro ne potevo ottenere X di NaCl. E chiaramente se io vado a trovare la X, anzi mettiamoci la massa perché questa si tratta di una massa, quindi anche qui cancelliamo la X e mettiamo la massa. Io voglio la massa di NaCl, che sarà uguale al prodotto dei medi, 3,25 per 4,54 diviso l'estremo 1,97, che ovviamente ci darà 2,95 grammi.